sesso di Don Pescatore e aveva un solco lungo. Oggi ti andrei da tutte le parti, prego, accomodati. Abbiamo iniziato con De André la PFM, continuiamo con la De André con te, perché tu inizi il libro dicendo appunto che il Raul Gardini aveva licenziato il padre di Fabrizio De André. Qua già si aprirebbero altri mondi. E in questo libro molto bello c'è anche tutta una parte dedicata ad André, ma soprattutto c'è il racconto di questo, di quest'uomo. Ce lo racconta intanto, per ricordare bene chi era Raul Gardini, Domenico Marocchi. Sei mai pentito di qualcosa? Sempre mi pento di qualche cosa, tutte le sere ho un motivo di pentimento. Quello che non ho è una camicia bianca. L'ultimo imperatore, o più semplicemente il ragazzino che amava tuffarsi dal molo di Ravenna, senza però buttarsi in maniera incosciente, come gli aveva insegnato suo padre Ivan. Raul Gardini è stato uno degli imprenditori più celebri e discussi fra gli anni 80 e l'inizio dei 90. Proveniva da una famiglia di piccoli imprenditori, un maschio romagnolo, mare, sigarette, soprannomi e tanti aneddoti più o meno veri. È un visionario, fa carriera all'interno del gruppo Ferruzzi, un'importante società alimentare e finanziaria. E sposando Idina, la figlia del proprietario, ne assume la guida. È accaduto che io sono diventato il numero uno della Ferruzzi perché siamo cresciuti insieme. Volto ammaliante, uno sguardo, quello di Gardini, che ricorda Fabrizio De André, il cui padre, Giuseppe, era uno dei suoi più stretti collaboratori. Affamato di ricchezza, Raul Gardini comincia un'ardimentosa scalata alla Montedison, seguita poi dalla fusione col gruppo pubblico Eni per creare Enimont, la più grande azienda petrolchimica del paese. Un'operazione che diventa distruttiva quando il gruppo Ferruzzi viene accusato di aver pagato una tangente da 150 miliardi di lire agli esponenti di tutti i partiti per garantire che le perdite venissero addossate allo Stato. È l'uragano Tangentopoli che travolge parecchi manager della società, interrogati ed arrestati. Comincia così la discesa agli inferi. La famiglia Ferruzzi non gradisce più l'ambizione di Raul, che viene licenziato dal gruppo. I suoi ultimi sorrisi spavaldi erano stati relegati alle vittorie del Moro di Venezia, l'imbarcazione che sponsorizzava e di cui era timoniere aggiunto. Buongiorno, l'avete sentito? Raul Gardini si è ucciso. La mattina del 23 luglio del 93, Raul Gardini si uccide con due colpi di pistola nella sua casa di Milano. Nella sua stanza vennero trovati giornali che parlavano di un arresto imminente. Un uomo che forse intorno a sé non vedeva più niente, non c'erano più ostacoli da aggirare, né scogli da cui tuffarsi. Il tuffatore, il libro peraltro che è molto bello, è anche nella cinquina del Premio Campiello. Quindi complimenti. Grazie. E quest'uomo nella foto non è Gardini, ma tu scrivi potrebbe esserlo. Perché lui amava appunto tuffarsi e pare che conquistò sua moglie, che era ricchissima, Ferruzzi appunto, bella, elegante, proprio mentre lei lo guardava tuffarsi. Sì, erano due patrimoni simili, quelli della famiglia Ferruzzi e quelli della famiglia Gardini. Forse Idina un pochino più ricca, però insomma anche Gardini lo nasce era ricco. E si tuffava dal molo di Ravenna, questa è una delle leggende. Su Gardini ci sono tantissime leggende, perché poi in Romagna si sa, la Romagna è sempre un po' leggendaria, mitopoietica, no? E quindi anche i nomi di Gardini, il visionario, le cose eccetera, da cui quest'idea di chiamare questo libro il tuffatore, come se fosse un altro degli epiteti a lui attribuiti, perché si tuffava, ma perché il tuffo poi è anche insomma, una grande metafora del suo modo di agire, del suo coraggio, del suo... Spavalderia anche? Anche, sì. E quindi la metteva in mostra in qualche modo. Sì, e poi appunto è quest'idea, insomma, il tuffo è un salto mortale, no? Come dice Dudu La Capria nel quel bellissimo libro citato. Ed è appunto un volo, no? Tra la vita e la morte, quello spazio sospeso nel quale si muovono le persone che hanno grandi idee. Peraltro si narra, tu lo scrivi anche, che pure Agnelli, no? Si tuffasse dall'elicottero, sì. Giusto? Addirittura. Sì, addirittura sì, di lui si dice che si tuffava dall'elicottero davanti alla Costa Azzurra direttamente, perché appunto per non atterrare si buttava direttamente in mare. Lo sentiamo parlare qui Gardini, intervistato da Enzo Biagi. Intervista interessantissima. Io provo sempre un sentimento di amicizia con la gente che mi sta vicino. Cerco di dare molto io in termini di amicizia. Il ritorno non è sempre il massimo, però io do amicizia. E ha dei nemici? Chiaro. Come li immagina? Cattivi, nell'ombra,
sempre pronti a colpire? Ma sa che i nemici si guardano con un occhio non tanto benevolo, io li vedo meschini. È capace di chiedere scusa? Sì, sì, malvolentieri, ma sono capace. Cosa rendeva Gardini unico? Che cosa hai capito raccontandolo? Allora, Gardini era un imprenditore, ma... E questo me l'ha raccontato Dori Ghezzi, che era anche l'idea di Fabrizio De André, era anche un artista, era un artista più che un imprenditore, era uno che aveva visione, che pensava che il denaro e il potere potevano cambiare il mondo rendendolo un posto migliore. Era bello, era coraggioso, aveva questa cosa della sportività, faceva crescere il mito intorno a sé e dava alle persone un racconto avventuroso, no? La barca, la Louis Vuitton Cup, cioè era generoso nel creare mitologia. Credo che questo abbia fatto di lui. E poi aveva delle caratteristiche, nel senso che era provinciale. Lui è sempre rimasto radicato a Ravenna e questa è una cosa appunto che in Italia... Città meravigliosa, però appunto provincia, lontana dai centri di potere. Esatto. Era un eccentrico ed era uno che non faceva parte delle buone famiglie italiane del capitalismo. Quindi faceva simpatia anche in questo, perché era un pirata, che era un altro dei suoi soprannomi. Hai citato il Moro, lo vediamo, perché anche questo è nell'immaginario, no, di tutta una generazione, non solo. Quella vittoria Polcaiarda, no? Assolutamente. Forza Italia! Abbiamo fatto tutto quello che si doveva. Parlando da agricoltore direi abbiamo seminato, abbiamo accudito, abbiamo tolto le male erbe, abbiamo battuto l'avversario più difficile, adesso ci tocca di vincere le quattro regate. Polcaiard spruzza champagne. Alza in alto la coppa, reggendola poi con i compagni a mo' di corona sul capo di Gardini. E pensare che in questa parabola, questo era il 1992, arriva Tangentopoli, febbraio 92, e proprio quell'anno, arresto di Vario Chiesa, e arriva anche l'indagine sulla maxi tangente Enimont, che era la madre di tutte le tangenti, nelle quali viene coinvolto anche Raul Gardini. E è incredibile pensare che appunto nel 93 lui si toglie la vita. Tu che idea ti sei fatta del suo suicidio? Che cosa hai capito? Perché comunque se ne è scritto tanto... forse l'occhio di una scrittrice, quindi l'occhio letterario, può leggere di più nella cronaca. Lui era un personaggio hemingwayano, se vogliamo dire, e quindi diciamo hemingwayanamente quella morte è coerente, diciamo così, no? Invece prima di essere arrestato io mi uccido, non vi do questa soddisfazione. Esatto. Lui sapeva che l'avrebbero... Cioè, c'erano moltissime probabilità che sarebbe stato arrestato dopo l'interrogatorio e io sinceramente non riesco a immaginare un personaggio come Gardini in galera, credo che sia stato questo. Poi ci saranno sicuramente tante altre ragioni, voler salvare la famiglia, e non avere le carte con cui difendersi, che è quello che dicono tutti gli amici, perché lui comunque era fuori dal gruppo Ferruzzi dal 91, per cui lui viene chiamato a rispondere anche di cose di cui lui probabilmente sa meno di tutti gli altri. Lui si sente spalle al muro, si sente lasciato fuori da parte della famiglia, si sente molto solo. Credo che sia il suicidio di Gardini sia anche il suicidio di un uomo che è rimasto solo di fronte al disastro del gruppo Ferruzzi. Dopo averlo raccontato, il tuo giudizio su di lui è cambiato? Guarda, io cerco di non dare giudizi alle cose che racconto, perché ho usato la parola giudizio nel senso la tua considerazione, la tua percezione di questo personaggio è cambiato? Guarda, quello che mi ha molto colpito è per esempio il suo rapporto con l'arte, con gli artisti, con la musica. Lui era stato anche un grande mecenato, lui ha portato artisti a Ravenna a fare cose, era una persona per certi versi abbastanza straordinaria e questa cosa qua non me l'aspettavo. Per esempio tutto questo gran legame con la famiglia di André, che non sospettavo e che ho scoperto soltanto studiandolo. Insomma, ci sono tutta una serie di cose di lui che lo spostano da una dimensione puramente imprenditoriale a una dimensione più appunto da personaggio letterario, quale di fatto lui è, secondo me.
Tu scrivi: un criterio serve normalmente a dividere i puri dagli impuri, i cantanti dagli imprenditori, i fumatori dai non fumatori, i ricchi dai poveri, gli assassini dagli eroi. Anche se l'unica vera differenza, ammettiamola, è quella che c'è tra i vivi e i morti. I vivi e i morti è un criterio inoppugnabile. Per i buoni e i cattivi la faccenda è molto più complicata, del motivo per il quale non giudichiamo mai. Senti, l'ultima chiosa domanda che ti volevo fare è su Cadario, no? Perché sappiamo questo palazzo veneziano che viene riconosciuto come portatore di sventura. Perché Gardini si compra un palazzo nel quale si dice che porta male? È una domanda, una cosa che io mi sono sempre chiesta. Perché l'hai fatto? Guarda, potrebbe essere casuale se non fosse Gardini, e quindi fa pensare che sia una sfida ennesima questa di comprare il palazzo maledetto. Perché tu quello pensi, mi compro il palazzo maledetto perché la maledizione non ricadrà su di me. Esatto, poi però si dice che Idina di nascosto, la moglie di nascosto a Raul, che invece era un razionalista e non credeva a nessuna cosa che fosse soprannaturale né religiosa, lo fece benedire una volta che fu acquistato. Elena, veramente grazie per averci raccontato Gardini e raccontando questo pezzo della nostra storia recente, sulla quale veramente è sempre più importante riflettere. Ci racconti anche un pezzo di noi, un pezzo anche delle nostre aspirazioni, un pezzo anche di te, anche di quei due occhi diversi, no? Come Gardini c'aveva un occhio sì, più nel, grande, si piccolo. Vede benissimo nel filmato. Aveva un occhio più piccolo dell'altro, come me e come De André, che è stato il giochino a cui mi sono appigliata. Siamo molto più simili di quanto possiamo pensare. Sì. Grazie, Elena Stancanelli.